E allora ognuno di noi ha una, due, dieci, mille motivazioni perché siamo qua, in così tanti oggi. Ma una motivazione, la prima in assoluto, è perché un uomo ha avuto un'idea tanto tempo fa, qualcuno gli dava del matto, ed eccolo qua quell'uomo, Umberto Bossi! Pronto, buono. Buongiorno, è il primo giorno che esco di casa perché non sono stato molto bene, no? Farmi operare, però sono contento di essere venuto per vedere la vostra bella piazza. Io ho sentito un po' di voci prima l'immigrazione, e dimostrato che era vero quel che diceva la Lega: per fare l'immigrazione occorrono i posti di lavoro, senza posti di lavoro non è possibile avviare un processo di immigrazione. Ci sarebbe la disgregazione della società, è il lavoro che permette di tenere la società salda. Quindi il problema del, quando capitò a noi di affrontare il problema dell'immigrazione, io feci la Bossi fine, conosco bene perché l'ho scritta io, legando la possibilità di emigrare e di restare qui alla possibilità di lavoro. Se uno lavora, se no cosa fa? Mi è piaciuta la Merkel a me, perché ha detto prima forse ci sono 5.000 posti di lavoro e quindi possiamo ospitare 5.000 immigrati, poi 10.000, forse anche di più. Infatti hanno trovato i tedeschi 286.000 posti di lavoro. L'immigrazione è radicalmente legata alla possibilità di dare posti di lavoro, altrimenti produce solo scompensi e disgregazione della società che riceve l'immigrazione. Quando dicevamo queste cose, la sinistra in aula sosteneva che più gente veniva, più aumentavano i consumi. Vero, però l'importante è che abbia i soldi per pagare, altrimenti deve avere la possibilità di dargli un posto di lavoro e uno stipendio a fine mese. Allora tanti numeri possono diventare anche più consumi, altrimenti li devi mantenere, e non era il caso nella nostra società di allora e ancora adesso, senza posti di lavoro, di avviare un processo di immigrazione. Certo, le cose sono andate a loro modo. I poteri internazionali, che devono garantire la pace, non hanno fermato l'ISIS, e quindi da là è arrivata l'ondata immigratoria che ha fatto saltare, diciamo, la tranquillità. Per fortuna che la Germania, diciamo che la Germania aveva i posti di lavoro e quindi ha potuto prendere degli immigrati, altrimenti saremmo stati nei pasticci. Non si lascia un movimento di politici come l'ISIS, che ammazzano un sacco di gente, non si può lasciarli liberi di andare avanti. Bisogna intervenire prima, caro Obama, altrimenti poi ci sono le conseguenze per la gente. E per fortuna c'è stata la Germania con dei posti di lavoro, altrimenti sarebbe il dramma sarebbe decuplicato. Diciamo, però mi sento di dirvi che quell'ondata, quel tipo di ondata immigratoria è finita, è iniziata all'improvviso ma è già finita. Da adesso in avanti le persone per bene, e neanche la Chiesa deve cominciare a pensarci. Il problema è nei paesi poveri si risolve aiutandoli a casa loro. Non c'è santo che tenga. Quello che è avvenuto, amen. Non si può cambiare le cose passate, però è inutile lavarsi la coscienza se non fai
io le idee ce l'avevo chiare, volevo fare degli accordi con dei paesi africani, sono dei paesi che hanno materie prime, vabbè, se ci vendete le vostre materie prime noi possiamo fare la prima lavorazione industriale lì e la seconda, la terza, la quarta da noi, così si guadagnano loro e ci guadagniamo qualcosa anche noi. Così si fanno gli accordi, non si fanno sullo Spirito Santo, troppo semplice, ma fate anche sulla ragione, il Padre Eterno ci ha dato la ragione per ragionare. Quindi quel tipo di immigrazione lì è scoppiata all'improvviso, perché si è sommato la gente che scappava dall'ISIS, però è già finita, ma dobbiamo guardare, ricordarti quel che diceva la Lega, bisogna aiutarli a casa loro la gente. Allora si fa un processo di pace, se no si fanno delle pagliacciate, perché adesso i posti di lavoro casualmente la Germania li aveva, ma se provate a immaginare cosa capiterebbe in Germania se mancasse anche un solo posto di lavoro, comincerebbe il casino, evidente. Non sono scelte giuste quelle di lasciare, di non intervenire e fare spostare milioni e milioni di persone disperate che fanno chilometri e chilometri tutti i giorni a piedi. Diciamo, quel che è avvenuto, ma mai più. Bisogna che l'economia si faccia carico degli aiuti ai paesi che devono essere aiutati. E dato che io credo poco ai regali, credo di più a un accordo dove tutti ci guadagnano qualcosa. Penso che chi ha le materie prime, certi paesi con le materie prime anche dell'Africa, se le vendessero a noi, i nostri imprenditori sarebbero in grado di fare la prima lavorazione là, creando sviluppo, e la seconda, la terza, la quarta qui. A un esempio, le tessiture a Gallarate e a Busto Arsizio, la zona dove sono nati, da cui provengo, chiudevano tutte. Sono andato a studiarmi, la situazione non era chissà, mancava la materia prima, il cotone. L'America non ce la dava, ci dava più il cotone, l'Egitto pure, la Turchia pure. Quindi abbiamo trovato un paese africano che è la Costa d'Avorio, che produce cotone di prima qualità, anche a basso costo, costo competitivo. E beh, lì è bastato far arrivare il cotone dalla Costa d'Avorio immediatamente. Le ditte che avevano chiuso hanno ricominciato a funzionare. Quindi si può trovare dei terreni d'accordo economici comuni, perché di aria non vive nessuno. Guardate, se non ci sono i soldi non si potrebbe fare neppure piantare il palco in piazza, perché poi la gente ha la famiglia, deve vivere e quindi deve avere uno stipendio, bisogna che ci siano i posti di lavoro, il lavoro è lì la chiave di volta. Quindi quel che è avvenuto io lo metterei così: quel che è avvenuto, però mai più. Ai paesi, se si vuole aiutare davvero i paesi poveri, bisogna scambiare materia prima contro la possibilità nostra di lavoro, per qualche lavoro dato a noi in cambio di materia prima. Guadagniamo noi e guadagnano loro. È la scelta migliore, tutte le altre sono chiacchiere, magari a buon fatte con buone finalità, che però poi si fermano, non sono soluzioni vere, quelle di dire beh, aiutiamo qui, sì, aiutiamo pure, però se non c'è anche la ragione, anche la possibilità di lavoro, anche lo stipendio, non c'è santo che tenga.
le cose rischiano di ripetersi. E poi chi ha in mano la sicurezza del mondo? Non è possibile che non intervenga in Siria contro l'ISIS e lascia che ammazzino, facciano scappare milioni di persone. Ah, diceva me, chiudiamo per quel che è avvenuto, parliamo d'altro. Ho sentito parlare i sindaci. C'è un problema, ho visto che c'è anche Maroni e Zaia, presidente della regione. In 5 anni lo Stato italiano ha tagliato 25 miliardi di euro di trasferimenti sia alle regioni che agli enti locali. E quindi come hanno fatto a sopravvivere? Per sopravvivere hanno dovuto muovere la loro leva fiscale, sono aumentate le tasse locali, addirittura in certe zone, ad esempio Milano, i capannoni insediati all'interno, insediati dentro Milano, hanno visto le tasse aumentare del 50%, quindi sono in grosse difficoltà, altro che crea i posti di lavoro, Renzi. I posti di lavoro li crei quando diminuisci le tasse, non chiacchiere. E allora amici, in 5 anni 25 miliardi di trasferimenti in meno alle regioni e ai comuni, è per questo che sono tutti in difficoltà. Non è uno Stato di più, sommando al fatto che ogni anno il Nord paga il residuo fiscale, cioè in differenza tra quanto dà lo Stato e quanto riceve, 100 miliardi di euro. Noi paghiamo 100 miliardi di euro in più di quanto riceviamo, la cifra sbalordita, neppure quando la Lombardia fu occupata dagli spagnoli, che misero un sacco di tasse, portarono la peste e fecero pagare un sacco di tasse, perché con le tasse dei lombardi allora mantenevano una guerra, la guerra contro il popolo olandese che volevano colonizzare. Per fortuna gli olandesi si sono liberati dal potere spagnolo. Noi abbiamo subito tasse a non finire e siamo arrivati fino alla povertà tale da avere la peste, aver favorito la peste. Quindi è difficile fare paragoni con monete differenti, con epoche diverse, però certo che 100 miliardi di euro di residuo fiscale paga il Nord, la Lombardia da sola paga 53 miliardi di residuo fiscale, quindi una cifra, una regione da sole, e il Veneto è lì, gli schiavi si assomigliano, i lombardi, i veneti, sanno che devono pagare, l'unica cosa che ci riconoscono è il diritto di pagare, anzi il dovere di pagare. Ebbene, questa è la realtà, poi è chiaro che reclamano i presidenti di regione, le regioni addirittura hanno dovuto ricorrere alla fantasia, verso qualcuno, il ticket sanitario, una tassa per tamponare le falle, diciamo, della loro economia, perché lo Stato non solo si piglia dal Nord 100 miliardi di euro tutti gli anni, ma una volta che li ha presi non dare più i soldi agli enti locali e alle regioni. Non ci sono loro? Sono cose che logicamente fanno incazzare. Certo, la via, guardate, qualcuno si spaventa. Io dico che la questione settentrionale è totalmente aperta. Renzi la può raccontare.